Music Room. Tutta un'altra musica. Pop, indie, rock, trapper, rap, interviste e musica live. Alla scoperta di nuovi gruppi emergenti. Eccoci ritornati questa sera a Music Room. Buonasera a tutti e bentornati a questo appuntamento live con Stazione 41. Max Ventura alla voce e Foxy alla regia, come al solito. Questa sera vi facciamo un po' scaldare con la musica del gruppo che abbiamo per ospite questa sera. Non li presentiamo per adesso, vi facciamo ascoltare il primo brano e poi li presentiamo con maggior calma, in modo che poi vi rendiate un po' conto di quella che è la musica. Nel frattempo vi ricordo che siamo in diretta Facebook, sulla pagina Facebook di Stazione 41, che potete condividere attraverso un tastino, condividere, e oppure in diretta su mixcloud.com/live/stazione41. I nostri numeri di telefono per chi vuol contattarci e chi vuol parlare con il gruppo è 0734-619983 e 351-767-2153. Questa sera grande musica, musica da sballo, possiamo anche dirlo, musica da farvi riscaldare, musica da muoversi sicuramente. Per adesso ascoltiamo il primo brano, noi vi auguriamo la buona musica e il buon divertimento per questa sera dalle 22 alle 24 in live con il nostro gruppo ospite di questa sera che vi annunciamo dopo il primo brano.
Un groove fantastico quello di questa sera, è un funky, un rock, dopo ci spiegherete un po' questo genere tutto vostro musicale. Bene, il rapper della notte era il titolo del brano che abbiamo ascoltato all'inizio di questo appuntamento, King of the Night, ma il re di questa notte a Music Room sono gli Octopus. Benvenuti ragazzi, ben trovati a Music Room. Ciao. Li vedete ciao, direttamente sulla pagina Facebook oppure, come vi ho detto, su mixcloud.com/live/stazione41. Allora, presentatevi un po' voi, magari in maniera succinta, ma chi sono gli Octopus con due S? Diciamo anche con due S. Gli Octopus con due S sono una rock funk band, siamo un power trio. Siamo italiani di Milano, della zona milanese, e niente, proponiamo un rock a forti tinte funk e diciamo il palco è la nostra casa, dimensione casa, fondamentale. La vostra casa. Siamo... Senti, allora, tu sei... essenzialmente una live band. Ecco, tu sei sì? Ripo. Io sono Ripo, chitarra voce, poi con te c'è Garrincia, Marco Castellani al basso, non abbiamo invece Nick Turri che è alla batteria, che è subentrato al batterista originale Luca Capasso, che ha partecipato con voi in alcune incisioni e in alcuni brani. Allora, incominciamo la nostra intervista. Partiamo da quando eravate piccoli, perché non è che avete suonato sempre il funky rock come adesso lo suonate. Qual è il genere musicale che vi piaceva, che vi ascoltavate? Quando eravamo ragazzini? Sì, quando eravate ragazzini. Piccolini, bimbi. Esatto, tu hai iniziato con la chitarra subito? Io ho iniziato col pianoforte. Ecco. Bravo, fai una domanda... interessante, ho iniziato col pianoforte perché mia mamma è pianista. Quindi figlio d'arte. Quindi figlio d'arte, sì, tra virgolette, poi non era una concertista, diciamo, non era quel genere di pianista, era più insegnante. Quindi ti ha introdotto con il pianoforte. Poi come mai hai cambiato? Mi ha introdotto con il pianoforte che però, ti dico la verità, era un po', ma forse proprio per questo fattore di mamma-figlio, mi venne ben presto a noia e passai alla chitarra. E comunque quando passai alla chitarra ci passai non tanto per fare le... infatti ero meno bravo degli altri ragazzini perché loro facevano tutte le canzoni folk un po', no, italiane, un po' così. Io invece proprio ero passato alla chitarra perché mi piaceva. Quindi già era già rock. Immaginavo di fare delle robe più rock. Sì. Era già rocker. Sì, era già rock. Sì. Era già rock. Sì. Marco Garrincia, come poi preferisci, Garrincia, tra l'altro uno dei fondatori delle Vibrazioni, possiamo anche dirlo tranquillamente, quindi musicista da anni, bassista in questo trio. Hai iniziato esatto. Anche tu con il basso sempre da ragazzino? No, non sapevo che esistesse uno strumento che si chiamasse basso quando ero ragazzino. Conoscevo, come tutti i bambini, la chitarra, la batteria, e il pianoforte, penso di aver iniziato con la chitarra, ma era più per farsi un po' tirare in mezzo dagli amici, no? Trovare un po' un espediente per stare insieme con gli amici nel periodo della scuola, ecco, era un po' una cosa, un modo per avvicinarsi. Poi da là è nata una passione, un amore. Poi ripiegato sul basso elettrico perché mi sembrava anche un po' più semplice da suonare, una nota alla volta. Allora ho detto, sì, guarda, questo qua adesso, mi piace perché diciamo che fai che... poche cose fatte bene, porti a casa il risultato. Porti a casa... mi piace il basso. Beh, diciamo che il basso è l'anima del gruppo, in sostanza, anche perché con il funky il basso con il groove si sente... Sì, quello l'ho scoperto dopo, però. Quello l'hai scoperto dopo. L'ho scoperto recentemente, okay. Questa cosa dell'anima. All'inizio era più una cosa... Era per divertirsi. Per divertimento, no? Certo, per divertimento. Ai tempi si suonava per divertirsi. Ecco, senti, quali erano gli artisti che sentivi tu da ragazzino? Allora, dipende, perché da molto piccolo ascoltavo della ottima musica, perché ho il papà collezionista di dischi, molto esperto, per cui le pareti di casa... Ci salutiamo! Il grande Doc. Ciao, Doc. Ci starà seguendo.
e le pareti di casa erano i vinili di mio papà, per cui sono cresciuto in un ambiente veramente molto stimolante. Musicale, molto stimolante. Poi, emancipandomi, ho cominciato ad ascoltare la musica che non c'era in casa di mio padre, per cui ascoltavo il metal, ascoltavo magari un certo tipo di fusion, Latin jazz, cose che magari mio papà non ascoltava, proprio perché in quel periodo lì cerchi di ascoltare, cerchi di emanciparti un po'. E poi sono tornato con la coda fra le gambe e le orecchie basse da papà per farmi prestare qualche vinile di musica buona, di ancora rock. Più buona. Ancora più buona. Sì, nel senso, sì, ma non perché nel Latin jazz o nel metallo non ci fosse cose buone, anzi, ottima musica. Però era più un discorso relativo al voler trovare un'identità, più che relativo al gusto musicale, ecco. E una volta terminata questa ricerca, adesso non mi faccio grossi problemi di genere e ascolto la musica fatta bene. Che può essere di qualunque genere, dalla trap alla dubstep a qualunque cosa, al reggaeton anche, dai. Senti, Ripo, tu che musicisti ascoltavi? Qual è la musica che preferivi da ragazzino? E poi se c'è stata un'evoluzione durante degli anni? Sì, parto dalla seconda parte della domanda. L'evoluzione c'è stata e c'è sempre. Come dice Garrincha, la musica diventa in quell'età molto, molto, coincide molto con l'aggregazione, con un momento aggregativo e quando accade, poi soprattutto quando si è un po' anche alle prime armi con lo strumento, non si prescinde mai dal fatto di chiedere, influenzarsi, prestarsi i dischi, prestarsi. Ai tempi andava molto di moda la musicassetta duplicata, fammi tu una cassetta con 10 con 10 tracce che tu reputi, no, bla bla, e per cui non facevi nemmeno l'album tutto intero, no? Ti mettevano due brani di una band, due brani, le prime playlist, bravo, in una playlist. Nella cassetta TDK, bravissimo. Bravissimo. Riregistrabile, è evidente. Esatto. C'era una roba pacco, riregistravi, se la rompevi la sapevi, eravamo degli amanuensi, la sapevi riparare. Riaggiustare, no? Perché potevi... si aprivano con le matitine se usciva il nastro. Beh, siete giovanissimi, ma siete cresciuti con le TDK comunque. Siete cresciuti benissimo. Il cambiamento. A cavallo di quel periodo lì. Per cui parto con quello, cioè ringrazio tutte le persone che mi hanno influenzato nel bene e nel male, ma anche nel male, perché sai cosa non ti piace suonare o cosa non ti piace ascoltare, oppure dei brani anche molto belli che messi su alla quarta volta poi non ha più senso ascoltarli, no? Invece scoprivi dei brani che al secondo giro ancora non avevi capito e poi invece te li potevi ascoltare anche 400.000 volte. Senti, che ogni passaggio. Abbiamo ascoltato il primo brano che è intitolato King of the Night. Quando l'avete inciso? Quando l'avete registrato questo brano? King of the Night è del 2009, mi sembra, è una delle registrazioni più... La prima, forse. Forse la prima, in un momento molto... La band era al fumicotone, super funk, rock, si spingeva, si faceva, no? Era proprio i primi momenti dove tiravamo le prime fiammate insieme e alla batteria c'era Luca Capasso, come ricordavi prima, e proprio ecco la Octopus allo stato puro, cioè quella crasi tra rock e funk e il trio che suona in modo grezzo e viscerale, no? Il genere che più ci piace. Beh, è proprio l'emblema di... c'è un bel groove funky su questo King of the Night. Direi di sì. Sì. Si sente il basso fantastico, un basso eccezionale. Questo mi ricorda la mia gioventù quando sentivamo i grandi pezzi funky all'epoca, americani, soul e funky. Vabbè, però questi sono altri tempi. Adesso veniamo al tempo dell'Octopus. Il sound è bello international, bello sì, americano. Bello, come dici, bello americano, sì. Ma voi oscillate tra un sound americano e un sound inglese. Poi magari questa è un'evoluzione degli Octopus?
Ma no, ma guarda, abbiamo da sempre ritenuto un po', sai, rock and roll, bene o male, alla mamma e il papà. Sì. La mamma e il papà sono gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, per cui da lì non si scappa. E nei nostri ascolti queste blasonate icone rock ci sono sempre state, per cui l'ascolto poi si tramuta nel gusto, nelle influenze, per cui poi ci siamo ritrovati a scrivere e arrangiare riferendoci a questo tipo di sonorità che abbiamo nelle orecchie fin da quando siamo ragazzini, no? Senti, io volevo ascoltare l'altro brano live questa volta, il secondo brano di questa sera degli Octopus, e poi sono curioso di sapere perché vi chiamate Octopus, questo invertebrato che Aristotele considerava un essere di scarsa intelligenza, mentre in realtà tra gli invertebrati ha un encefalo più grande di tutti e quindi è molto intelligente. Però poi ci date la spiegazione del perché l'octopus con due S e non con una S soltanto. Magari io la so, però lo spieghiamo un po' ai radioascoltatori. Adesso ci sentiamo il secondo brano degli Octopus a Stazione 41, Music Room Live. Fantastic, I love vacation. I wanna be a desire. Fantastic, I love vacation. I wanna be a desire. I wanna be a desire. I wanna be a desire. Yeah. Fantastic, I love vacation. I wanna be a resort. Fantastic, I love vacation. I wanna be a resort. I wanna be a resort. I wanna be a resort. Fantastic, I love vacation. I wanna be a resort. Fantastic, I love vacation. I wanna be a resort. We'll be right back.
Ed eccolo il sound rock and roll, ma questo è un rock and roll spinto, diversissimo rispetto al primo brano che abbiamo ascoltato. Desire è intitolato, è un live degli Octopus. Spiegateci un po' questo Desire, com'è nato, da chi è nato, chi è che scrive le canzoni, chi è che scrive la musica? Allora, no, il brano è nato come molti altri in sala prove. A noi piace scrivere i brani alla vecchia, cioè nel senso si prende, si va giù in sala prove, si suona per ore, si suda insieme, si arrangia e da lì, capito, dopo alcune volte dopo 40 minuti è già un bel costrutto del pezzo finale, altre volte invece ci si lavora per molto più tempo e si continua a raffinare, si porta avanti le cose. Quindi mi viene da dire la genesi delle canzoni è bene o male tutte e tre messe insieme lì, poi chiaramente c'è il riff scritto da uno, il testo più scritto da un altro, però bene o male siamo una band che lavora davvero insieme, insomma. Ok, allora veniamo al nome Octopus. Perché Octopus? Vai Gary. Gary, diccelo tu. Inizialmente va. era un tributo, era un po', volevamo fare, come hai già sentito, la nostra musica è veramente un crossover di tante influenze, tanti generi, tanti ascolti che abbiamo fatto diversi, e ci piaceva anche nel nome riuscire a racchiudere un po' diversi reference musicali che avevamo, per cui abbiamo trovato in vari artisti che ci piacevano molto, dai Pink Floyd ai Beatles a Jimi Hendrix, ai Red Chili Peppers stessi in quel periodo ci piacevano molto, e che molto spesso appariva questo polipo, questa parola octopus, ma in modo eclatante, e per cui ci è sembrato un po' naturale, una volta che nei vari nomi venivano fuori, il nome Octopus ci divertiva perché ci era familiare principalmente. Poi all'inizio era un octopus con una S sola, e in un secondo momento si è aggiunta la seconda S che rende questo polipo un po' un animale di fantasia, un po' come fosse, sai, il minotauro, come si chiama quello con la testa di leone, la coda serpente. C'è l'idra, sai, quegli animali di fantasia. Questo è un animale che è un po' polipo e un po' gattino, gattina nello specifico, perché è un octopus, per cui c'è questo piccolo gioco di parole con la parola octopus e poi la pus di pussy. In realtà non è una cosa volgare, come a volte qualcuno ci accusa dicendo che dite pussy perché è pussy. In realtà no, ci piaceva proprio il fatto di aggiungere questa S e aggiungere che si aggiungeva un animaletto carino. Poi in realtà uno dei motivi è stato anche perché ci siamo accorti dopo che effettivamente per i motori di ricerca internet il nome Octopus non era proprio l'idea più geniale della Terra, ecco, perché usciva l'addio da qualunque prima qualsiasi che il nostro cosa, nome, cioè, qualsiasi cosa. Band. Per cui con la S in più, già soprattutto all'estero, ci siamo accorti che andavamo automaticamente in testa nei motori di ricerca. In Cina, dove abbiamo suonato per tanti anni, il fatto di avere la doppia S è stato un grosso vantaggio, ecco. E poi ci arriviamo anche alla Cina. Senti, non è che Octopus è quell'animale che voi vi considerate tali perché estende i suoi polipi in tutte le parti del mondo? Questo era anche l'obiettivo degli Octopus inizialmente. Ecco, il fatto poi che da un punto di vista anatomico abbia delle caratteristiche che nel tempo abbiamo scoperto molto affini a noi è stato quasi una sorpresa. Cioè il fatto di scoprire che il polipo ha tre cuori e noi siamo in tre nella band è stato interessante, perché effettivamente noi siamo una band con tre cuori, con tre anime. Oppure questi tentacoli, no? Il fatto di essere tentacolare e il fatto di riuscire anche ad adattarsi a qualunque avversità, non c'è barriera architettonica che ferma il polipo, nel senso il polipo passa dappertutto, si restringe, passa dentro una cannuccia, dentro un tubo passa il polipo, e questo ci siamo accorti negli anni, questa caparbietà è stata un po' quella cosa che ci ha portato poi a viaggiare tanto per il mondo, perché ci siamo molto adattati sull'andare dove c'era effettivamente richiesta la nostra musica. Per cui partendo dall'Europa abbiamo fatto Nord America e poi Asia, e questa capacità di adattamento è simile effettivamente al polipo, ecco.
Certo, una spiegazione perfetta, si adegua moltissimo alle le vostre caratteristiche. Una curiosità, ci sono delle osservazioni da parte della critica o in molti articoli dove si dice i cervelli vanno in fuga, adesso speriamo che anche le chitarre degli Octopus non vadano in fuga verso l'America oppure la Cina, ma voi rimanete in Italia. Vabbè, sì. Le chitarre sono in fuga da 15 anni. Sì, questo è anche vero, anche perché, ecco, una domanda che mi preme molto sapere da voi che avete viaggiato 3 continenti, come considerano gli altri continenti i musicisti? Qual è la considerazione dei musicisti in Asia, in America, rispetto al concetto di musicista in Italia? Ma più che Italia direi Europa. In Europa in generale, anche in paesi dove magari c'è un po' più di rispetto verso la professione, comunque, sai, alla domanda che alla risposta faccio musicista, segue la seconda domanda, sì, ma di lavoro. Di lavoro fai, che no? Cosa fai? Per cui... è una cosa invece che soprattutto in Nord America non esiste, anzi gli Stati Uniti d'America ci hanno sorpreso fin da subito per il grande rispetto che hanno nei confronti della nostra professione, sarà che è il paese dell'entertainment, però c'è una grandissima considerazione e rispetto proprio della professione, ma intesa anche come percorso che deve fare una persona per far diventare della passione un lavoro. Per cui sanno che fa parte del percorso un periodo in cui ovviamente le economie saranno quelle che sono e il sacrificio dovrà essere un pochino più grande. E invece in Italia viene poco capita questa cosa, ma ti dico un po' in Europa, anche fino in Inghilterra abbiamo visto che c'è un po' di diffidenza. E invece in Asia c'è amore. Il fatto che tu porti musica, porti intrattenimento, arrivi addirittura dall'estero per loro, per suonare per loro, c'è grande riconoscenza, grande affetto e curiosità. E questo è un po' conseguente al fatto che per tanti anni sono rimasti chiusi rispetto a tutto il resto del mondo, per cui è da relativamente poco che hanno aperto i confini e tutto ciò che arriva da fuori per loro è un po' un dono e c'è grande riconoscenza e nulla è dato per scontato. Per cui è altra cosa che in Italia ormai non è così dagli anni 70 forse. Senti, questo perché? È un po' tutto dovuto, la musica si scarica, i biglietti, ecco, e i concerti sembrano sempre troppo cari, e mille, cioè la gente pretende un po' tanto, c'è un po' di snobismo anche nei confronti delle band emergenti, difficilmente trovi del pubblico alle transenne vicino al palco a sentire una band che non conosce. Cioè, devi sempre conquistarli da zero, c'è sempre il cantante che a metà concerto deve un po' dire dai venite vicino al palco. È una cosa che in Nord America non capita spesso e che in Asia non succede mai. Non succede mai. Cioè, uno va in un locale per sentire un concerto, prende la birra e si appoggia alla transenna per star vicino al palco, perché lo spettacolo è lì. Certo. Che senso ha stare a 70 metri, braccia incrociate, a fare no con la testa? Qualsiasi gruppo, ecco, suoni molto, poi. Molto italiana, ecco, molto italiana. Come direbbe Stanis La Rochelle, è molto molto italiano. Molto poi italiano. Senti, già ci hai detto le caratteristiche oggettive tra gli Stati Uniti, l'Europa e l'Asia. Ma a livello soggettivo, Ripo, a livello soggettivo, quali sono le vostre emozioni e sensazioni che vi dà gli Stati Uniti, l'Europa e la Cina? La Cina in generale, perché non avete fatto soltanto la Cina. Sì, vabbè, innanzitutto, come dicevo prima, a noi piace proprio stare sul palco, quindi già il palco diventa una figata, no? Esibirci è il nostro pane, la nostra casa. Negli Stati Uniti d'America hai una sensazione diversa, un po' che ti capita solo lì. Poi noi abbiamo avuto l'occasione di suonare sia sulla, no? Nella East Coast, soprattutto sì, sulla West Coast. Che tra l'altro voi dite che comunque tra l'East Coast e l'East Coast le situazioni sono differenti. La sono concezione molto, molto differente. Sì, ma gli Octopus, il nostro sound è un po' più un sound da West Coast, più da Los Angeles. E ti dico, quando sei a Los Angeles, bene o male, provi una roba che difficilmente provi in altri posti del mondo. Cioè,
sei al Whisky a Go Go, sei, capito, sul Sunset Boulevard, sei in posti che hanno calcato i grossi, le icone rock, i grossi nomi del rock. Sì, per cui hai in più quella carica, quell'adrenalina addosso dovuta a questo tipo di cose. E ti dico, nell'America, in America comunque anche c'è una capacità delle band che suonano con te, che magari, capito, con cui condividi il palco, hai la sensazione che questi lo show rock lo sanno proprio fare, cioè nel senso è proprio una delle loro cose, ma è anche un aspetto culturale, come in ogni cantina italiana, che ne so, ci sarà una damigia, del buon vino, esatto, del buon vino, stavo dicendolo io, in ogni cantina americana che si rispetti ci sarà una Gibson, una Fender di qualche nonno, no, di qualche papà appassionato, per cui il rock and roll lo sanno fare veramente, e anche quando non hanno le mani buonissime, tra virgolette, che non sono quindi dei musicisti eccelsi, poi vanno sul palco e sanno spaccare, cioè nel senso che sanno suonare insieme. Esattamente, esattamente. Quindi questa è la prima osservazione che ti farei sugli Stati Uniti. Meglio degli europei. Magari l'europeo suona meglio individualmente, sì, più tecnico, perché c'è ancora cultura legata alla musica classica che porta al virtuosismo, alla ricerca della pulizia. In America sono molto molto forti fin da giovanissimi a suonare insieme. C'è una grossa pasta, puntano tutto sul sound, sul portamento. Sì. Ed è particolare perché sali con una concentrazione diversa quando suoni lì. Poi lì suoni molto spesso con tante band, 5-6 band a sera, anche nei piccoli club era così in America. Tante band, una dietro l'altra. Ed è una cosa bella. Ed è forte questa cosa che tu devi fare proprio lo spettacolo, perché il sound ce l'hanno bene o male tutti. Che facciano rap, rock o reggae, il sound ce l'hanno tutti. Per cui è tutto nello show. Per cui nella personalità che tu ci metti dentro. E si vedono tante belle cose. E ti dico, in California, e poi ho citato prima West Coast e East Coast, in realtà ti dico, siamo stati a Nashville e per un concerto che poi, se non mi ricordo male, è pure saltato. E, però abbiamo avuto occasione, insomma, perché abbiamo vinto il concorso della Bravo, Jack Daniels, ecco com'era. Abbiamo vinto il Jack Daniels Tour qua in Italia come miglior band italiana. Dovevamo andare lì a suonare a Lynchburg e tipo un paio di giorni prima, tre giorni prima è saltato questo evento, però si è rimasti a Nashville perché era fuori programma tre o quattro giorni, e abbiamo avuto modo. Ovviamente cosa fanno gli Octopus a Nashville? Non vanno in giro a comprare cappelli texani, ma andavamo per concerti, per live house, no? Come direbbero gli asiatici, e lì c'è appunto questo boulevard dove hai un bar, un club in fila all'altro, ma ce ne hai, che ne so, 78, uno attaccato alla porta dell'altro, dentro c'è la tipa bianca che fa country, poi c'è il blues, poi c'è il coso, poi c'è Sweet Home Alabama, poi c'è... E suonano veramente come Alabama, la senti spesso lì. La si sente abbastanza spesso, anche sì. The Joker la senti spesso, Steve Rogers Band, e come dice Garry, senti veramente un sound che è quello lì, cioè in sostanza ci dici che là vivono di musica, insomma, tutti hanno un sound, hanno un groove, hanno un sound soprattutto, e che quindi vivono di musica, sono animali da palcoscenico, ecco, diciamo, dal vivo. Sono soggetti live. Sì, ci sanno proprio fare, insomma. Quindi sono dei tour che insegnano molto. Ma cioè, mi spieghi perché? Un po' a stare al mondo. Mi spieghi perché? Mi spiegate perché in Italia non è possibile realizzare una cosa del genere? Qual è, secondo voi? Come ha detto Ripo prima, si è legato proprio ad una tradizione che dovrebbe trasmettersi da padre a figlio. O da madre a figlia, nel senso dovrebbe accadere dentro le case. No, non è impossibile. Non è colpa in questo, una delle poche cose in cui magari non hanno colpa le istituzioni o le scuole, ecco, non nello specifico. Poi siamo un po' più indietro forse, no? A livello di risorse investite negli ultimi 10, forse 20 anni, poca roba sulla musica, sulla cultura in generale. Però devo dire che dovrebbe essere un qualcosa che dovremmo essere noi genitori, adesso che siamo genitori anche noi, bravi a trasmettere ai nostri figli. Ma non la passione per la musica certo, in particolare, o addirittura per la musica rock. La passione verso qualcosa di artistico.
Ecco, per cui anche il vivere con se stessi un momento di intimità è importante per trovare l'arte o trovare quantomeno definire il tuo gusto. E trovo che questa cosa sia poco stimolata in generale in Italia, trasversalmente nelle ultime generazioni. Si dia un po' per scontato che uno da solo impari ad apprezzare il bello, no? Il bello bisogna un attimino non imporre cose bello o cose meno, ma dare degli strumenti per discernere il bello o da quello che è di facile comprensione. Ecco. Allora, interrompiamo questa conversazione interessantissima, poi magari passeremo... Sì, poi voglio andare avanti perché in realtà della tua domanda sicuramente Stati Uniti, esatto, mancano due continenti. Esattamente, adesso un attimo aspettiamo, intramezziamo con la musica. Ecco, perché adesso abbiamo il video che è Miami Airport, che è il terzo brano che ascoltiamo questa sera, ma ne abbiamo 12 di brani e abbiamo soltanto 2 ore, quindi tra chiacchierata dobbiamo sentire anche la musica degli Octopus, altrimenti non ci rendiamo conto che tipo di musica suonate, o quantomeno i nostri radioascoltatori vogliono ascoltare anche la musica degli Octopus. E allora ci vediamo il video Miami Airport degli Octopus.
Miami Airport dal vivo live, questo era il primo video di questa sera a Stazione 41. Vi ricordo nel frattempo 0734 619983, il numero di telefono, oppure il cellulare 351 767 2153. Allora Ripo, questo è un live registrato in Giappone, ovviamente. Tanta gente, tante persone. C'era il delirio più assoluto. Il delirio più non ti sentiamo. Ecco, scusa. Vai. Sì? Mi senti? Sì, adesso sì. Ah, ok, perfetto. Era Cina, dicevo. In Cina, sì, scusami, in Cina, no, in Giappone, sì. In Cina. Il delirio più assoluto, la musica. È una musica che piace molto ai cinesi, questo genere? Sì, guarda, ti dico la verità, il primo tour che abbiamo fatto in Cina non sapevamo bene o male cosa aspettarci, cioè siamo partiti carichi di aspettative, di voglia di spaccare, ma non sapevamo come sarebbe stata la reazione del pubblico orientale, anche perché i cinesi venivano dipinti un po' come molto tranquilli, un audience abbastanza fermo, c'era anche un po' avevamo nell'orecchio vecchio quello che dicevano i Beatles ai tempi dei primi tour in Giappone, dove dicevano che erano tutti fermi, un audience molto no, e in realtà ci sbagliavamo, sì. Nel senso, beh, l'avete fatti muovere molto, sono molto rocchettari, sono pronti a scalmanarsi, a perdere la testa, è gente tranquilla di natura, di indole, poi quando vanno appunto all'interno del club o al festival sanno perdere la testa e apprezzare molto il rock. E tra l'altro il rock è stata proprio una scommessa, il nostro rock misto funk, quindi che c'ha quell'indole un po' più gruvosa e danzereccia, e invece ha funzionato molto bene. Ha funzionato. Senti, stavamo... apprezzano molto. Ecco, stavamo parlando... La parte funky piace più al pubblico femminile, soprattutto in Asia ci siamo accorti che piace molto. E la parte rock li manda fuori di testa, effettivamente, si divertono. Ma la cosa, sintetizzando tutto il discorso di Ripo in una frase, la grossa differenza che ho notato personalmente è questa volontà di partecipare attivamente all'evento, concerto, da parte di chi esce con gli amici per vivere una serata di divertimento. Ecco, la loro idea è quella, cioè vanno a divertirsi, vogliono interagire con lo show. E questa cosa loro l'hanno vista nei videoclip musicali dei Nirvana o dei Metallica o dei Rolling Stones, e reagiscono come hanno visto reagire il pubblico a questi eventi rock. Per cui hai un pubblico che interpreta una parte da un certo punto di vista, no? Ed è molto bello perché si lasciano andare in questo ruolo. È un po' come quando noi andiamo sui roller coaster, sulle... Montagne russe, alziamo le braccia, diciamo oh! Cioè è una regola non scritta, sì, ecco, esatto. L'abbiamo visto fare, lo replichiamo e lo rifacciamo anche noi. Loro interagiscono cosa. Come si faceva negli anni 70, anni 80 nel rock europeo e nordamericano. Senti, Ripo, stavamo parlando degli Stati Uniti, allora proseguiamo quel discorso che è molto interessante. Adesso dagli Stati Uniti passiamo all'Europa. Quali sono le sensazioni che avete? È vero che sopra il palco voi siete comunque sempre gli stessi Octopus, però sì. Le sensazioni potrebbero essere diverse anche dal pubblico, come diceva Garrincha. Sì, le sensazioni sono diverse. Poi allora sull'Europa non voglio dilungarmi più di troppo perché poi la conosciamo, cioè nel senso siamo tutti europei. L'Europa innanzitutto è molto variegata. Partiamo da questo punto di vista, cioè suonare in Est Europa è già diverso da suonare in Germania, e già è diverso che suonare in Austria e Svizzera, è diverso dalla Francia ed è molto diverso da Spagna, e UK e Londra, ok? Tu immaginati questo tipo di scenari, per cui sono cose completamente differenti, per dire la Spagna magari assomiglia un pochino più all'Italia da un certo punto di vista, Londra è Londra. Londra è un'enclave a sé, super rock, e solo perché sei a Londra e suoni davanti al pubblico londinese, tutto assume una
dei colori, delle tinte, una carica nella performance, una coolness anche in quello che stai facendo, se vuoi, un po' diversa, no? La Germania, ad esempio, Germania, Austria e Svizzera ci piacciono molto perché sono è un audience che si lascia molto andare, no? Con la birra in mano si scalmana, si accende, gli piace far casino, è un audience molto particolare, molto bello. E l'Italia, comunque, chiudo il discorso europeo tornando alla nostra vecchia Italia che tanto amiamo, è comunque un posto dove poi ci piace molto suonare, per carità. La sensazione è variegata, cioè dipende dal paese europeo in cui sei, e quindi la tinta che prende un po' il contesto dove stai suonando, l'emozione, poi la sensazione cambia, no? Certo. Senti, allora, per quanto riguarda la Cina, l'est, quando vi hanno, chi è che vi ha proposto di fare un tour in Cina? Poi dopo vediamo le sensazioni cinesi, perché sul palco di fronte a migliaia e migliaia di persone cinesi. Che sì. Cosa, come avete reagito quando vi hanno noi proposto? Noi ce lo siamo proposti. Ah, voi vi siete proposti. Queste due persone qua che vedi, io a lui e lui a me. Quindi sì. Avete deciso da soli, dice, partiamo verso la Cina. No, avevamo dei contatti, chiaramente, okay. No? Era qualche anno che se ne parlava. Aspettavamo il momento giusto, diciamo, la cosa, già il primo tour è stato molto preparato con insomma un bel po' di tempo, un bel po' d'anticipo. Abbiamo sondato gli interlocutori, abbiamo sondato le situazioni che potevamo creare già come primo tour, avevamo qualche amico in loco che ci dava delle dritte, supporto anche nella logistica, bla bla bla. Comunque andare in Oriente, soprattutto in Cina, non è una cosa agevolissima, cioè devi fare dei visti, devi capire, ci sono un po' di cose da tenere presenti, per cui una volta poi messi in fila tutte i birilli, i tasselli che dovevamo mettere in fila, siamo partiti e è andato veramente molto bene, cioè già al primo tour siamo tornati molto soddisfatti, e gli Octopus, che là vengono chiamati Da Zhang Yu, vuol dire gran polpo king, gran calamaro gigante, è un po' un ibrido tra sì. Queste traduzioni, avevano proprio spaccato, cioè nel momento in cui noi eravamo in loco si diffondeva a macchia d'olio il verbo che era arrivata questa band italiana. E attenzione, apro una piccola parentesi che se vuoi poi integriamo, gli italiani lì fanno molta simpatia, perché il primo europeo, il primo occidentale conosciuto, no, che è andato lì era proprio Marco Polo, grande Marco Polo, veneziano, e non si sa perché è una cosa che a livello di storia / leggenda conoscono tutti, è rimasto molto, sì. È rimasto veramente molto, per cui il fatto che siamo italiani faceva davvero molta simpatia e creava interesse. Quindi vedono l'italiano positivo, vedono l'italiano che porta qualcosa di positivo in Cina. Sì, sicuramente. Poi eravamo degli italiani, comunque siamo particolari, siamo molto alti, molto vistosi, suoniamo rock funk, cantiamo in inglese, facevamo un paio di cover della loro tradizione storica rock cinese, e, insomma c'era tutto questo miscuglio, per cui abbiamo sicuramente solleticato il loro interesse, no? Certo, curiosità e interesse. Ma senti, sì. Parlate in cinese? Qualcosa in cinese oppure soltanto delle frasi? Molto poco, le parolacce, sicuramente. Ecco, vabbè, quelle le prime che si imparano. È la prima roba che si impara e sì, dai, quattro cose per sopravvivere le sappiamo dire. Sì. Quindi come vi presentate? Però sul palco, ecco, sembra che lo sappiamo imparare meglio, perché abbiamo delle parole chiave che utilizziamo durante lo show. Esatto, quelle. Come vi presentate? Sì. Noi siamo un po' paraculi, nel senso che arrivando là... Beh, siamo italiani, dai. Garriccio, siamo italiani. Noi arriviamo e parliamo già cinese direttamente. Questa cosa li manda fuori di testa, perché certo. Per loro è un grandissimo segno di rispetto. E hanno una visione del rispetto molto orientale loro, che non è un po' il rispetto tipo non mi guardare la ragazza, se c'è rispetto molto italiano, ma è un rispetto un po', una visione un po' più alta, che un po' sostituisce la religione, no? Eccoli. Per cui questa cosa l'hanno apprezzata subito molto, il fatto che per noi era importante capire la loro cultura e il fatto di comportarci da ospiti. E questa cosa crea subito una grossa empatia tra noi e loro,
e loro apprezzano. È quasi emozionante parlarne, perché capita solo lì, ecco, cioè, quantomeno a noi è successo solo lì. E serate dove ti aspetti poco e torni a casa con un bagaglio soprattutto umano enorme, perché durante un concerto succedono tante cose, ecco. È vero. Ecco, raccontateci. Però se ci pensi, ecco, scusa, anche dimmi, quando Madonna veniva qua, no, e dice siete pronti, siete caldi, anch'io. C'era sempre boato, chiese, no? Sì, certo. Ma fa piacere, certo. Certo, il fatto, certo, che Mike Patton venga in Italia, esatto, parla italiano, parla italiano. Peter, se viene in Italia parla italiano, va in Germania parla in tedesco. Cioè, sono cose che negli Bono, anni Mick Jagger. Fa piacere, no? Quando, cioè, e poi è una cosa di cui fa parlare. Comunque fa parlare. Sì, beh, perché banalmente il giorno, sì, dopo recensisci lo show degli Octopus in quel determinato festival e dici ha apprezzato il fatto che parlassero in cinese. Parlassero in cinese. Come lo scrivono di Bruce Springsteen in Italia, sul Corriere della Sera, la Repubblica. Certo, no, ma è bello che l'artista, quando si presenta in una nazione con una lingua differente, riesca a parlare qualcosa o qualche parolina della terra dove esegue il concerto. Perché, esatto, chi è che ascolta sicuramente la musica, però è una questione di partecipazione, di rispetto dell'artista e del pubblico che ascolta l'artista, quindi è bello che sia una cosa così magari omogenea e tutti insieme si fa musica. È vero che il pubblico ascolta musica, ma nello stesso tempo fa musica con voi. Sì, ma dobbiamo ascoltarla la musica, perché va bene, parliamo, okay, un po' troppo. No, ma è interessante la reazione, sì, di questa grande nazione cinese. Allora, passiamo a quest'altro video, che è il quarto video, ma che dà il titolo all'album, A Newt for a Jar of Tuna, che si intitola Una noce per un barattolo di tonno, così letteralmente interpretato, tradotto. Ti faccio solo notare che è una frase palindroma, nel senso che se la leggi al contrario leggerai sempre A Nut for a Jar of Tuna. Ok. Questo dà anche il titolo al disco, e c'è un po' dietro un po' quello che il significato di questa frase è un po' quello che è il mercato della musica, cioè un po' il mercato del compromesso. Mm. Il grosso cambiamento dalla stanzetta dove cominci a scrivere le prime cose e lo fai senza pensarci troppo, senza regole e senza importi nulla, e dopo comincia un po' il mercato, cioè il dover vendere quello che hai fatto e non sapere che prezzo dare alle cose che hai fatto, perché sono tue, per te sono preziosissime, ma non sai se sono realmente valide, perché appena iniziato sei insicuro. Allora baratteresti qualunque cosa in cambio di un po' di visibilità, di un palco o di un briciolo di considerazione. E questa cosa, questo scambio tra, noi lo diciamo, A Nut for a Jar of Tuna, cioè una noce per un barattolo di tonno. Ma non si sa se noi siamo il barattolo di tonno o la noce in quel caso, però si parla di trattare cose di cui, cioè, che non fa parte del nostro lavoro già, ecco. Esatto. Cioè, sarebbe bello che il nostro lavoro fosse circoscritto al dover suonare, è puro, e un dover poi dopo rivendere nel nostro negozietto la musica. Però fa parte, perché le regole sono molto diverse. Però da fa parte della professione, magari, del musicista. È chiaro che senza vendere non si può campare. È diventato sempre di più. Sempre di più. E quei social network lo è diventato in modo quasi preoccupante, perché ha sovrastato la parte musicale. E il lavoro collettivo, ecco, e la continuità soprattutto di lavoro di uno staff musicale, un team di lavoro, e soprattutto la longevità degli artisti, sì, perché chiaramente puntando moltissimo sulla comunicazione, sull'immagine, è facile bruciare le canzoni, si bruciano rapidamente, esattamente, le carriere, che è peggio, le carriere anche, certo. Esatto. Allora ascoltiamo A Nut for a Jar of Tuna, una noce per un barattolo di tonno. As pretty faces are by
Eccoci qua, ritornati in diretta con questo rock, questo riff di chitarra con il basso che comunque scandisce il ritmo, è fantastica, una musica che a noi piace moltissimo, è già in rotazione su Stazione 41, grazie agli Octopus, quindi potremo ascoltare della bella musica, la stiamo ascoltando anche questa sera. Allora, la genesi di questo brano, A Nut for a Jar of Tuna, registrato... La genesi della parte musicale o del testo? Ah, scegli tu, come vuoi tu, tutte e due, daccele tutte e due. La parte musicale è nata da un riff di chitarra che avevo portato io in sala, poi ci abbiamo lavorato tutte e tre insieme, si è sviluppato il brano. Questo è uno di quelli, come ti dicevo prima, che ha del secondo tipo, che ha necessitato un lavoro di arrangiamento e di messa a punto più lunga. Cioè l'abbiamo provato in varie forme, aveva un inciso diverso, poi l'abbiamo cambiato, l'abbiamo svoltato, l'abbiamo rigirato, l'abbiamo provato al contrario, l'abbiamo riprovato giusto e poi alla fine siamo arrivati alla quadra fuori. Che ci convinceva, sì. Per quanto riguarda il testo l'ha un po' spiegato Garrincia prima, no? Sottolineato sì. Dal fatto che il titolo è palindromo, quindi è proprio lo scambio per eccellenza, lo leggi da destra a sinistra come una cosa che si scambia. Io la do a te e sono alla tua sinistra, tu la dai a me, sei alla mia destra, e hai due mani che si incontrano e che danno una noce di qua e un barattolo di tonno di là. Chissà cosa vale di più. Registrato? Registrato come tutto l'album agli Shangri-La Studio di Malibu. Ecco, è qui, è qui. Meraviglioso, e qui si apre un'altra. Si apre una parentesi enorme. Incredibile, faccio parlare Mastro Garrincia. Uno studio dove ha registrato, dove hanno registrato i più grossi, le più grosse icone, i più grossi personaggi del rock. Addirittura è proprio iconico lo studio lì. È uno studio che lì in California è molto, molto importante e blasonato, proprio perché è stato fondato da Bob Dylan. Da Bob Dylan e la sua band che si chiamava proprio The Band. Mi sembra nel 1975, no. E però proprio l'esigenza di avere... Prima, 70, hai ragione. E proprio per l'esigenza di avere uno spazio che sia molto familiare, che fosse proprio un home studio, che fosse un'abitazione dove potessero passare il tempo insieme e approfittare dei momenti di estro e trovare subito tutto microfonato. E è molto affascinante il fatto che lì, piccola curiosità, nel giardino, nel cortile di questo studio meraviglioso che è su una collinetta che dà sul mare, lì a Malibu. Zuma Beach. Esatto. E la cosa fantastica è che c'è parcheggiato una roulotte da passo lungo, una roulotte passo lungo. Passo lunghissimo. Argentata, passo lunghissimo. E che all'interno ha uno studio mobile. Che era lo studio mobile col mixer proprio, col mixer tutto cablato. Era lo studio mobile che usava proprio Bob Dylan quando andava in tour. Ma una cosa incredibile, fantastico. E dicevano loro, millantavano che fosse proprio il primo studio mobile su ruote della storia del rock. Del rock. Che Bob Dylan fu proprio il primo a viaggiare, ma questa esigenza, facendo 300 date l'anno, e lui essendo molto prolifico, di poter registrare subito le sue idee, no? Per cui avevano questo studio che viaggiava con loro, fantastico. Sì. E la cosa interessante di questo studio proprio era che quando incontravamo gente dell'ambiente musicale, rimanevano sempre molto sorpresi loro del fatto che noi fossimo riusciti ad arrivare a lavorare in questo studio qua pazzesco. E il come ci siamo arrivati è ancora più magico e incredibile. Come te la faccio molto brevemente, noi dovevamo in realtà registrare in un altro studio, uno studio di... cos'era? Venice Beach? No, Santa Monica. Santa Monica, uno studio di Santa Monica, lì poi la memoria storica della band. Allora, uno studio di Santa Monica con, molto bello. Sì, con Jim Vierte, che è il produttore del primo album dell'Incubus, di Science, di Enjoy. Era un produttore che ci piaceva molto. E di No Doubt, era un produttore che ci piaceva, crossover anni 90. Inizialmente il deal era con lui perché ci si era conosciuti tramite la gente del suo studio, la moglie che era la nostra piccola fan che veniva ai nostri concerti, per cui era nato questo deal pazzesco per lavorare in quest'altro studio. Una volta arrivati a Los Angeles,
per una serie di circostanze incredibili, ci siamo trovati a fare una visita in questo altro studio molto più grande, questo Shangri-La Studio, un po' tipo visita turistica, con degli amici americani che tramite giri di tessuti, madri che si conoscevano, robe incredibili. Ma perché è leggendario, quindi tu lo vai a visitare, sì, perché tipo dici, museo, no? Dici, certo, vado a una specie di museo, studio, certo, anche, no? Dove ha registrato Clapton, Keith Richards, Metallica. Lo studio, si può dire, è di proprietà Black di Rick Sabbath. Rubin, del famoso produttore Rick Rubin, l'ha comprato, e Rick Rubin ci fa tutte le produzioni più importanti che sta facendo, per cui è uno studio molto importante, oltre che storico, ancora oggi molto attivo. Cosa succede? Andiamo a fare questo giro lì turistico e incontriamo il proprietario di questo studio, allora che era il proprietario unico, questo Beach, che ci fa questa proposta di rinunciare all'altro studio e di andare là così, a gratis. Cioè lui ci fa, appena si libera lo studio, io vi do lo studio, siete i miei ospiti, perché mi piace quello che fate, vi trovo anche il produttore, ha chiamato questo produttore inglese che si chiama Gary Miller, molto in gamba, per lavorare con noi, e ha creduto nel progetto immediatamente, e ci ha detto, appena escono quelli che sono dentro, entrate voi. Allora noi gli abbiamo detto, sì, ma chi è che c'è dentro? E lui ci fa Crosby, Stills, Nash. Che adesso è morto da due giorni. Sì, esatto. E tra l'altro lì che, abbiamo avuto modo che poi di c'è un Crosby. Crosby, che c'è un aneddoto, che c'è un aneddoto con Crosby, no? Cioè, quando stavate registrando... Sì, noi stavamo registrando, stavamo in realtà decidendo che... Eravamo in riunione. Col produttore inglese Gary Miller, che ci stava raccontando di quanto fosse figo che lui aveva lavorato con David Bowie, faceva un po' il ganzo. Allora noi ci stavamo un po' già dicendo, pensa che storia, questo qua ci sta raccontando questa roba di David Bowie, che bello. Al che arriva furioso, sudatissimo Crosby, in questa stanza dove stiamo facendo la riunione, incazzato nero, dicendo di chi è quella fucking car davanti alla mia in doppia fila, io devo uscire, devo andare a casa. Avevamo bloccato la macchina, avevamo parcheggiato l'italiana. Imbufalito col nostro amico italiano che ci aveva fatto avere il contatto, no? Che era un personaggio che non sapeva neanche che quello era Crosby, capito? Esatto, per cui quasi, certo, ci litigava. E io ero veramente incredulo. Ma rimani senza parole, cioè vedi... Ma no, era essere dentro una puntata dei Simpsons, sembrava. Sì. È vero, è una cosa irreale. Un conto incontrarlo, sai, nel backstage. Certo, mentre suona sul palco di dietro. È un conto dire, spostate quella cazzo di macchina che mi dà fastidio. Dopo la corsetta. Un conto è che ti sta gridando addosso sotto quel baffo leggendario. Esatto. Che poi è uno dei baffi più famosi. Ma lì capitavano una cosa strana. Cioè lì succedono cose, incontri gente. Sì, è vero. Succede tutto molto rapidamente. Adesso la domanda è ovviamente spontanea, ma come vi siete sentiti? Cioè, io appena nominate tutti questi nomi, Bob Dylan, gli U2, Crosby, Stills, Nash, i Black Sabbath, i Red Hot Chili Peppers, tutti i gruppi che hanno suonato, che hanno inciso su questa sala di registrazione, ma voi come vi siete sentiti? Cioè, in sostanza, quali sono state le vostre emozioni, le sensazioni? Io solo a pensarci però... non riesco nemmeno a contenermi, cioè a vedere però Crosby, Stills, Nash, non lo so, ditemi voi, sì. Perché secondo me io uscirei completamente di testa. Conta, come dice Gary, è un po' questa puntata dei Simpson che ti si crea, no? Quella è un po' la ciliegina sulla torta, però in realtà tutta Los Angeles poi diventa un po' così, perché cammini per strada e conti quello, quell'altro ti fa l'altro nome, il vicino di casa del produttore, Chad Smith, Julia Roberts e Tom Cruise. Quindi sei proprio immerso in questo ambiente qua. Sì, e poi l'apoteosi, casa Julia Roberts, esatto, poi l'apoteosi diventa registrare in quello studio lì. Ma anche, ti dico banalmente, se tu hai visto The Last Waltz, il documentario famosissimo di Martin Scorsese, l'ultimo, esatto, è tutto registrato lì. Quello che vedi è lo Shangri-La Studio, capito? Quindi è il famoso disco di Jovanotti con Rick Rubin. L'ha fatto lì. È stato fatto lì. Anche da Metallica, ci sono proprio scene di James Hetfield che canta. Finisco brevemente la storia. Beach, il proprietario dello studio, ci dice appunto, quando vanno via questi tre qua, entrate voi. Ma noi gli diciamo, sì, ma quando vanno via? Noi dobbiamo sapere, abbiamo visto le robe, dobbiamo capire.
rifà, noi non lo so quando vengo, perché questi artisti, sai, se queste superstar prendono lo studio e poi vanno avanti ad libitum, no? Mettono un milione di dollari sul tavolo, ha proprio detto sta roba. Noi facciamo il salto nel buio, cioè torniamo a casa in questo appartamento dove stavamo a Los Angeles, a Beverly Hills abitavamo in quel periodo, e finché dopo pochi giorni ci arriva questa chiamata incredibile dal proprietario dello studio che ci fa: notizia fantastica, c'è Rick Rubin che sta spaccando lo studio, incazzato nero, perché Crosby, Stills, Nash hanno litigato, perché pare che uno dei tre non abbia detto agli altri che stava diventando sordo, no? Era così la storia. Era Stills che stava diventando sordo e non l'aveva detto agli altri. Questa era un po' la storia che avevano capito. C'è stata un po' una litigatina. Ha litigato in studio, si è liberato lo studio con questo litigio che hanno avuto loro tre. Bellissimo, fa: guarda che ha litigato, entrate voi. Per cui dall'oggi al domani ci siamo trovati dentro lo Shangri-La Studio con questo Gary Miller alla produzione, questo produttore inglese pazzesco. Con Eric Green alle macchine, ricordi, bravissimo. Il fonico era uno dei fonici di fiducia di Rubin. Era Eric Green. Tant'è che noi, mentre quando poi siamo usciti noi, è entrato Kid Rock, che doveva fare le batterie del suo disco, c'era Chad Smith del Red Hot Chili Peppers che le faceva, per cui dopo di noi è entrato Chad a fare le batterie. E intanto il nostro amico fonico registrava le nostre voci e poi andava di là a registrare le batterie di Chad Smith e tornava la sera e ci raccontava come aveva microfonato la batteria di Chad Smith. Ma stupendo, guarda. Per cui eravamo sempre dentro un po' questa roba incredibile, sì, no? Vero. Oppure Matt Sorum, che ne so, a un certo punto il nostro produttore si sente al telefono con Matt Sorum, che è il batterista dei Guns N' Roses, ex batterista Guns N' Roses, e gli fa: sono qui con gli Octopus. E Matt Sorum gli fa: sì, dei Italian Guys. E allora il nostro produttore ci guarda e fa: ma come fa a conoscere Matt Sorum? In realtà erano delle amicizie in comune che avevamo con della gente che conosceva Los Angeles, conosceva Matt Sorum, e gli hanno detto: guarda, siamo voce, questi Octopus, sì, che sono italiani, che sono forti. Per cui succede tutto un po', cioè siamo stati un po' di piccoli Maneskin anche noi per un attimo, nel senso che lì effettivamente succede, perché i nomi sono quelli, nel senso, se ti dico che ho incontrato Raff e Albano in studio, dice: ah, ok, vabbè, capito cosa intendo, un po' lì sì, è così, sì, certo. Cioè è un po' così, ci incontri Chad Smith, come qua incontri, che ne so, Giorgio Preti di After Hour, che è altrettanto un ottimo batterista, ma ti fa meno sensazione. Certo, ecco. Fa meno sensazione, magari. Sono quelli. E invece, brevissima parentesi cinese che ogni tanto aggiungiamo per far vedere anche un po' le differenze del nostro percepito. Invece in Cina abbiamo conosciuto molto rapidamente i grossi artisti cinesi, cioè proprio gli artisti da stadio. Col fatto che eravamo tra le poche band occidentali che credevano e tornavano spesso a lavorare, e lo facevamo con grande serietà, ci ha permesso molto rapidamente di conoscere artisti per i cinesi irraggiungibili. C'è gente che gira con la scorta, che viaggiano con gli aerei privati, ecco. E questa nostra condizione di occidentali che vengono e dedicano mesi e mesi della loro vita al mercato cinese, e li faceva gran simpatia e volevano proprio conoscerci, e questa cosa ci ha aperto delle tante porte, si può dire, molto rapidamente, ecco, perché poi ti danno una mano, ti danno l'occasione di suonare e di collaborare, associano il loro nome al tuo addirittura, certo, per cui questa cosa ci ha fatto trovare locali pieni in luoghi dove non eravamo mai stati, neanche che sapevamo esistessero. Allora, bellissime, sono delle storie fantastiche che staremo qui fino a tutta la notte, però adesso sentiamo un po' di musica con Lemon Kiss, che è un altro brano tratto sempre dall'album A Note for a Jar of Tuna. She's a sweet lady.
Tanto ritmo, tante chitarre, tanto groove in questo Lemon Kiss, un bacio al limone che sembra il ritornello, sembra un mantra. Kiss you, you feel much better. Kiss you, feel so good. Kiss me now. Che mi dite? Sì. È un brano, questo è un brano trascinante, dobbiamo dire, che ti fa muovere in qualsiasi momento. Sì, è molto solare come brano, ma l'idea era molto, era quella appunto, ma proprio anche il giochino di parole di Lemon Kiss, che è una parola italiana che ovviamente non si usa mai all'estero, il concetto di limonare, ecco, bacio al limone. Bacio al limone. È un po' una traduzione forzata di una parola italiana, proprio perché è un brano molto leggero, è proprio... Che ha proprio quella volontà di essere leggeri, ecco, un po' alla Beach Boys, alla Brian Wilson, ecco. Però piacciono questi brani comunque al pubblico. La leggerezza serve, ragazzi. Ecco, la leggerezza serve, certo. Andare deep inside, essere profondi, e ogni tanto esatto. È giusto e doveroso essere leggeri. Essere leggeri. Anche perché poi durante la stesura di una scaletta di un concerto, per quanto chiaramente la parte testuale sia meno rilevante in un concerto che in un album, ovviamente, però sai, è importante avere un'alternanza proprio di atmosfere, per cui anche quando sei nella produzione di un repertorio ha senso a volte prendere scelte radicali, ecco, non fare sempre un po' di tutto un po' in ogni canzone, ma a volte quantomeno questa è un po' una regola che ci siamo dati noi, cioè quando si prende una strada si va fino in fondo, anche se a volte la strada della stupidera o della leggerezza, ben venga ogni tanto. Certo, ben venga. Senti, cantare in inglese, lingua inglese, è stata una scelta? È una scelta forzata o una scelta proprio mirata? Guarda, te lo dico proprio velocemente e con lingua dritta. Sin dalle prime stesure io e Garrincio avevamo in mente di non porci limiti territoriali. E anzi, ci andava proprio di suonare il più possibile all'estero, proprio perché ci conosciamo da quando siamo ragazzini, io e lui, no? Quindi abbiamo sempre al liceo, siamo amici dal liceo. Uno dei personaggi con cui, no, di cui parlavamo prima, con cui ti scambiavi le cassettine, era lui. Dice, quella band è più era lui. Di quell'altra, senti questo riff, senti. Era lui. E i suoi amici con i miei amici. Per cui, che succede? Cosa si fa? Si canta in italiano oppure si canta in una lingua che innanzitutto aiuta le sonorità rock? Perché il rock siamo abituati a sentirlo in inglese e poi appunto è una lingua non per scelta, è una lingua che è un po' la lingua internazionale. Infatti quando andiamo in Cina, se vogliamo farci capire, o diciamo quelle quattro parole in cinese, se no non è che parliamo in italiano, in spagnolo o in francese, ahimè, non giudico nulla, ma si parla in inglese, certo. Un po' la lingua internazionale. Un po' conosciuta da tutto il mondo, in tutto il mondo, certo. Esatto, siamo settati su quella cosa lì, col rock va a braccetto, per cui eccoci qua con l'inglese. Avete mai pensato? In Italia si è sempre data un'importanza quasi spropositata al testo, ok? Rispetto soprattutto a come abbiamo visto accade all'estero, in Inghilterra in particolar modo se ne fregano ancora di più. Se ne fregano, sì. Cioè, proprio, se la canzone suona bene, posso dire anche stupidate, buona sì. Sgana, buonasera, sì, certo. Signorina, beh, comunque un testo privo di senso. Se ti dice baby, baby, baby per 20 minuti e fa un capolavoro, è sì. Proprio è il canto del cigno di questa questione qua. Per cui, Robert Plant. Ho detto Robert Plant, mi sono bloccato perché dopo Robert Plant non è successo più niente. Secondo me, no, per cui sai, la lingua inglese, come diceva Ripo, proprio ci ha aperto mille porte, ecco, le porte e cioè. Poi ci permetteva anche di dire un po' fuck a tutto il discorso italiano, un po' della recensione, che alla fine è un'analisi del testo più che delle sensazioni, dell'emozione che ti dà un disco, no? E ci hanno detto un po', non entriamo in questo, in questo sporco gioco del testo più colto, più...
Per forza, ecco, per forza, a tutti i costi. Anche perché erano, quando abbiamo iniziato noi era proprio un periodo storico in cui in Italia si spingeva tantissimo su questa cosa. Si stava aprendo il bivio della credibilità proprio legata al testo, no? Per cui abbiamo detto, guarda, evitiamo proprio di metterci in questo in questo game inutile e divertiamoci. E poi comunque eravamo anche abbastanza veloci a buttare giù i testi, devo dire. Per cui la nostra conoscenza grammaticale da terza media comunque bastava. È sufficiente. E ti dico, una volta lì in America la scuola è stata, soprattutto per Ripo che è la voce della band, è stata soprattutto sulle pronunciation, cioè non tanto sulla parte grammaticale che ovviamente siamo arrivati lì che era corretta, ma proprio più che è sull'interpretazione, dove Ripo era già abbastanza a fuoco, anche perché essendo testi scritti da noi sapeva esattamente come interpretarli. Certo. Devo dire che una volta che hanno pronunciati, abbiamo deciso come pronunciarli, per cui questa famosa pronunciation, lui ci ha lavorato tanto, e trovare il modo di essere italiani ma non troppo, essere europei, è una roba che magari ti può spiegare meglio lui. Una volta inquadrato questo modo di cantare, che lui ha trovato proprio a livello di come pronunciava consonanti, vocali, eccetera, di colpo diventava più credibile tutto. Sia la parte vocale ovviamente, ma anche la parte musicale, c'era come una, fosse una specie di mastering, di post produzione, ce li dava proprio una connotazione fortissima. Poi da lì in poi lui ha imparato, per cui abbiamo cominciato a fare tutto così direttamente, tranquillamente. Però è stato molto utile, no? Sì. Ecco, che cosa, come hai scelto di cantare in quella maniera che dice Garrincha, cioè come hai studiato? Qual è stata la tua idea? Ma no, ma guarda, come tutto il lavoro fatto, sai, un po' la voce, la parte cantata è un po' la, come si chiama, la testa della testuggine, no? Uso un esempio bellico, della band, per cui in realtà è un pezzo, un prolungamento di tutta la band, quindi erano scelte mie, poi arrivava lui e dimmi no, questa sillaba facciamola più così, poteva arrivare il batterista e no, questa nota non tenerla vibrata, tienila più dritta. E poi, sai, il grosso discrimine era questo, individuare la nostra provenienza, cioè collocarci, anche perché lì si sente tanto suonare newyorkese, esatto, oppure se dell'Alabama, certo, cioè proprio cantano in modo completamente diverso. Per cui dicevano, voi dovete far sentire che siete europei, cioè il Fiorino ci chiamano Italian Chili Peppers, quelli che lavorano con noi, no? Un po' giocando su questa cosa che avevamo questo... Perché, ecco, non abbiamo mai cercato di togliere completamente quella radicetta italiana dalla pronuncia, ma sai, poi lì, soprattutto su questo disco, con stai in California, quindi bene o male il taglio lo dai in quel modo lì, ma hai un produttore britannico, quindi hai una supervisione che viene dall'altra parte del mondo anglosassone, quindi bene o male poi ti setti su dei binari solidi, cioè nel senso, però ti dico la verità, la prima cosa è pronunciare in un modo chiaro, che nel senso possono capire che sei italiano e tutto, ma devono capire quello che stai dicendo. Beh, è evidente. Quindi la prima cosa è pronunciare bene e che si capiscano le parole. Poi la seconda cosa, come tu pensai o puoi immaginare, da New York, New Jersey, Boston, Chicago, Alabama, Tennessee fino alla California, le cadenze e le pronunce sono differenti. Bravissimo, con un'inflessione completamente diversa. Ma come già da Londra a Manchester, o Manchester che dir si voglia, a Liverpool, capiamoci, no? Ci ha salvato il culo questa roba, sì, perché sì, chiaramente non dovevi farti vedere, certo, qualcosa, chiaro, devi solo capire cos'eri tu. Certo. Una volta definito il nostro modo, il suo modo, basta, di cantare si va avanti per quella strada. E adesso facciamo tutto così. She 70. Yeah. She 70, un altro brano, sempre tratto dal... She 17, esatto, questa è una Vai, ragazza... Non la introduciamo, 17 la mandi, anni. Poi se vuoi parlarne, esatto, ne dopo. Prima la sentiamo e poi magari ne parliamo. Mosca bianca, mosca bianca. Fairy queen so fine. I need your love, girl. And all you say is, can you love me, baby girl? You're pretty girl.
to love me back you go, you cuddly girl. La, 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 pretty girl. She's 17, molto Beatles questo, dobbiamo dire. Eh sì, questa... Bravo, grande. Questa è volutamente andata da quella parte là. Eh sì. Ma te la spiego rapidamente, sì. Noi quando avremo un pezzo, pila una direzione, noi lo lasciamo proprio andare là. Certo, mi pare giusto, Esce così, esce. Sì, perché è un laboratorio alla fine della sala prove. Cioè, siamo come dei chimici che mischiano gli elementi e vedere cosa viene fuori, no? Quando fa lo scoppio più colorato, più particolare, diciamo, bella, come abbiamo fatto a farlo, riproduciamola e facciamola diventare qualcosa. Senti, questo è piaciuto al produttore che tipicamente che era inglese, questa canzone? Questo è andato fuori di questa. È stata quella con cui si è più sbizzarrito. Sentito che c'erano 2000 cori, cose che facciamo non tanto noi. Sì, l'ho sentiti, Un po' Queen dai cori dai Queen ai Beatles. È il pezzo. Bravo. Dove si sente di più l'interazione tra noi e Gary Miller, il produttore. Esatto. Dove proprio abbiamo voluto dare carta bianca anche noi. No, guarda, nello specifico poi a me piace molto lavorare con le armonie vocali, no? Quindi anche con le parti corali. Poi siamo una band, sai, col trio dal vivo è un po' lì. Noi non andiamo a suonare con le basi, no? Per cui viene tutto quello che è... Che facciamo noi, che suoniamo noi, che cantiamo noi in diretta, no? Tra virgolette. Per cui dal vivo è una cosa che facciamo meno. E lì con Gary Miller invece ci siamo proprio sbizzarriti e è molto valido, un signore che di musica ne sa. Per cui è bello interagirci e... È bello, sì, ma è bello sentire, sentire la vostra musica, che comunque varia da questi brani che sono solari, come diceva Garrincia. Grazie. Anche in Lemon Kiss, ma anche brani molto più duri, con i riff di chitarra e con un giro di basso che attribuisce quella sonorità di funky proprio caratteristica. Ed è bello, certo, sentire queste canzoni. Adesso, visto che comunque vada, non abbiamo molto tempo, vorrei sentire un altro brano che è intitolato Run, 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 sempre degli Octopus, sempre qui a Music Room, questa sera dalle 22 alle 24.
Eccoci di nuovo tornati in diretta su Music Room Stazione 41, mixcloud.com/live/stazione41 è la diretta live di questo appuntamento che potete comunque ascoltare attraverso il podcast sulla pagina di Stazione 41. Fantastico, run run run, questo è il videoclip che abbiamo noi preso, ti abbiamo rubato Ripo, te l'abbiamo rubato un pezzettino per far pubblicità agli Octopus sulle nostre pagine di Facebook. Fatto bene. Anche perché il video è fantastico, il ritmo, e poi c'è quel riff, scusami, la tua voce è sensazionale, il batterista dà il massimo che può essere, ma c'è un riff di basso che è sensazionale, di Garrincia, strepitoso, e mi piace moltissimo. Devo dire che la tua musica, che la vostra musica è veramente fenomenale e a noi piace moltissimo. Allora, Run Run Run, il video è registrato da chi è stato fatto? Chiaramente riprende voi tre che suonavate, quindi è stato fatto. Il video è in realtà ha molti set, come hai visto. Abbiamo un set con la bimba che è stato registrato da il director, il regista è Giacomo Favilla. La parte con la band, il playback della band, il regista è Simone Manetti, con il direttore della fotografia Ferran Paredes Rubio, che è uno dei più grandi DOP che abbiamo in circolazione. E attenzione, il set con dei pupazzetti di Pongo, sì, l'abbiamo fatto noi ad opera nostra, una parte in stop motion. Adesso la Garrincia, che siete stati fantastici, è l'autore, l'artefice sia dei pupazzi in Pongo sia della parte stop motion. Ti dico la verità, il video, ti do una spoileratina, vai, che non dai, bisognerebbe dire prima che parli Garrincia, il video non è stato fatto in inverno, ok, dove è più facile lavorare col Pongo, ma è stato fatto quando faceva già caldino, per cui ci dovevamo rintanare in una stanza con dei climatizzatori a meno 20 per non fare squagliare tutto, perché nonostante i pupazzetti in Pongo avessero un'anima di ferro per mantenersi così come sono, si ammosciavano con il caldo, che erano alti come i puffi, due mele o poco più, per farti capire la grandezza, così se vedi il video riesci a capire. No, abbiamo visto il video, pensavamo fossero più piccoli, onestamente invece sono grandi. E più piccoli, ciao, perché non so se hai notato, ci sono tutti dei movimenti anche di lingua, sì, di sopracciglia, sì, certo. Che faceva questo signore qua, se li facevi più piccoli un sopracciglio diventava come un ciglio, e già così il sopracciglio di un omino alto così è piccolo come cioè, quindi oltre a essere bassista abbiamo anche lo scultore, oltre al bassista anche scultore. No, è mano fattore. Un appassionato della stop motion, proprio dell'animazione, passo a uno, mi piace proprio quel mondo. E poi in realtà anche lì è stato un lavoro di squadra, perché al reparto impasto colore c'era Ripo che aveva le mani impasto colore, a parte me, no, io sono un caprone, Garrincia ha fatto liceo artistico, no, quindi vabbè, sì, è mezzo, ecco, adesso ci spieghiamo perché così lavorare. Ma c'era mister Pietro Formis, che poi c'era un fotografo che ha fatto, faceva le foto, certo, il movimento proprio, perché ho fatto proprio delle tavole, degli studi, abbiamo fatto un lavoro molto grosso, e in realtà poi c'era questo fotografo che faceva un po' da dietro la fotografia, per cui dava proprio qualità all'immagine, ci faceva una supervisione. E poi c'è stato proprio il lavoro anche sulle scenografie, perché abbiamo riprodotto bellissimo in piccolo lo studio dove in realtà noi eravamo fisicamente a fare il playback. Per cui, se ti capita di rivedere il video, anche chi ci sta ascoltando, se gli capita di rivedere o di vedere il video, fate caso al fatto che lo studio è riprodotto in piccolo davvero. Per cui è stato anche molto divertente. In questo Ripo ha fatto un super lavoro, perché ha fatto la casa delle Barbie, abbiamo disegnato uguale. Per cui abbiamo poi reperito amplificatorini piccoli, chitarrine piccole. È stato molto divertente, aggregante. E fa parte anche questo della vita del gruppo
di gruppo, di gruppo, stare esatto, insieme in una band. Ecco, dico una cosa, che questa parte di cui si parla di stop motion nel video dura tipo 22 secondi credo, e sono più di 2 settimane di lavoro. Eh beh, posso immaginare, 2 giorni di lavoro, esatto. Cioè, a volte uno non conta, ma di lavoro intenso, eh. Vabbè, cioè, però tipo, eravamo in tre. Però dico, uno non conta, perché cosa si cerca? Si cerca il bello in quella, certo, cosa, perché se no non hai motivo di farlo. No, no, se è un lavoro per di cui 20 giorni per 22 secondi, alla fine non vale la pena, ma come è uscito, esatto, sicuramente ne vale. Quello volevo dire. Certo. Sì, però quello che ne vale sempre la pena. Se quello che intendiamo, lo dico con chiarezza, quei 20 giorni di lavoro non ti fanno svoltare una carriera o ti danno chissà che plus alla vita della band. Lo fai veramente per te stesso, perché vuoi bene a quello che fai. Certo. Per chi volesse guardare il video, per chi volesse guardare il video, l'ho condiviso adesso su Facebook. Sì, ci stava dicendo la regia che per chi volesse vedere il video di Run 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 è stato condiviso in questo momento sulla pagina Facebook di Stazione 41. Quindi c'è soltanto questo brano condiviso. Quindi guardatelo, perché effettivamente è bello, è divertente. E tra l'altro, ecco, come dicevamo all'inizio, ricercare il bello, il buono e il bello. Quello che diceva Garrincia fin dall'inizio del nostro appuntamento, è questo l'importante, tra l'altro, e credere su quello che uno fa. Ma adesso ascoltiamoci il terz'ultimo brano, perché siamo arrivati a 20 minuti dal termine del nostro appuntamento. But the woman, ma le donne, che cosa ne faremo? Ma le donne, vai Foxy. You know that I cannot. Baby, we should worry my life, but you know that I cannot. Cause I have a fiancé, you can't have a life with me. We can let the bees and dogs, no baby, I cannot. Your mother one channel. Baby, if you piss in my pen, I've more than one camel. Though the line is not a big deal, if you choose polygamy, I demand the chicks and dolls, get down on it, man. But the woman, shake a booty for me, just opening my eyes. Her, she can put the speech, I'm living on my side. Now I've got a few fiancés, no one has a life with me. With so many kids and dogs, shake up your booty. But the woman, I'm not afraid to
Bat Woman, bello, questo è bellissimo, ti fa saltare dalla sedia, devo dire. Allora, scusate, ma sono emozionato, questo ritmo mi piace da morire, guarda, devo dirti. Questo qua è un esempio di canzone in cui trattiamo un tema serio, però lo proponiamo come una pirlata, ma in realtà trattiamo dei temi seri. Cioè, in questo caso la canzone è divisa in tre parti, dove c'è la prima parte dove c'è questo ragazzo che è fidanzato, ma si rende conto in realtà di essere attratto verso altre donne, verso un'altra donna o più altre donne, ecco. E questo è un po' il dramma esistenziale della monogamia. E dopo arriva, nella seconda parte invece arriva questo sultano, che nel caso specifico si chiama Shake Your Booty, in tributo a Frank Zappa, all'album di Frank Zappa ovviamente, e questo sultano gli dice: guarda che dove sto io è non solo socialmente accettato, anzi più mogli hai, e gli promuove la poligamia, capito? Gli dice: più mogli hai meglio è, cioè, è proprio una figata, se ne mantieni, anzi vuol dire che tu, vuol dire che stai bene, più mogli hai vuol dire che più sei ricco, più le cose ti vanno bene, per cui. E poi c'è la terza parte della canzone dove effettivamente ci diciamo: ma domanda, ma questa cosa, c'è un posto nel mondo dove invece è il contrario, dove sono le donne a poter avere più uomini? Beh, la no. Poliandria, no? Esatto. Dal greco. La poliandria esiste? No, non esiste. Non allora esiste. Il ritorno di questa canzone appunto dice Bad the woman not, dice tu non hai un posto dove puoi fare quello che vuoi, cara donna. È un po' un modo per dire l'uguaglianza, un po' per raccontare. Perché? Un po' quella che è stata un po' la storia, dove ci ha portato fino adesso questa storia che vedeva il centro, il maschio e la donna, un po' come allevatrice e sforna figli, ecco. Dei pargoli. Senti, volevo ricordare, allora ci sono dei messaggi per voi, c'è Alessandro Marziali, che è anche lui un musicista, e dice, scrive fantastici gli Octopus, c'è Patrizia che scrive musica fantastica, e poi alla fine c'è Andrea e dice: dove troviamo gli Octopus? Questa è una domanda che vi faccio io, dove li troviamo gli Octopus? Noi li viviamo come gli Umpa Lumpa in un paese segreto. No, canzoni, su internet, esatto. Scusa. No, allora, gli Octopus sui social innanzitutto, perché in un mondo ormai è tutto connesso in questo modo, il primo modo per trovarci è quello lì. Octopus Band dappertutto, con doppia S, quindi Facebook/Octopus Band, Instagram/Octopus Band, YouTube/Octopus Band, Twitter/Octopus Band, dappertutto così. Un modo per trovarci comodissimo è venire ai nostri concerti, dove appunto è molto molto bello vederci, molto bello sentire la nostra musica, perché assume una veste completamente viva e incendiaria. Per cui invitiamo tutti ai nostri concerti. Bisogna seguire i social. Prossimi appuntamenti, dove annunceremo a breve le prossime date. Ecco, le prossime date, puoi dirci qualcosa? I prossimi concerti saranno in Italia oppure ritornerete in Cina? Guarda, allora, faremo qualcosa anche in Italia, faremo qualcosa in Europa e faremo qualcosa anche in Cina, perché ormai pare proprio abbia riaperto ufficialmente. Ora stanno vivendo un'ondata di Covid in questo momento proprio, però diciamo che secondo le previsioni più anche pessimistiche, per maggio-giugno saranno a posto, per cui noi saremo tra i primi a tornare lì, insomma. Comunque anche in Italia adesso a breve usciranno un po' di date sui social, quando saranno un po' più compattate, un po' più corpose e si avvicineranno effettivamente, perché stiamo lavorando di grande anticipo e abbiamo capito anche quest'altra cosa intelligente di lavorare sulla distanza, per cui siamo un po' più lungimiranti. E poi l'Italia per un po', purtroppo, l'abbiamo un po' dovuta trascurare, sia che la Cina ci impegnava molto, anche impegni personali, per cui siamo ben felici di tornare a suonare in Italia con continuità, ecco, finalmente. Poi dopo sto Covid ci voleva. Certo, esattamente. Non vediamo l'ora. Su questo è sicuramente bello ritornare a suonare dopo delle pause dovute al Covid. Il penultimo brano che vi facciamo ascoltare questa sera degli Octopus si intitola Party.
sempre qui a Music Room, e mi raccomando, se non avete ascoltato la musica degli Octopus potete farla attraverso i social, perché li troviamo sui social, ma attraverso il nostro podcast di Stazione 41 sulla pagina di Stazione 41 sul sito di Stazione 41. Party è il penultimo brano di questa sera, poi salutiamo gli Octopus e auguriamo loro un grande successo, perché se lo meritano. I want to party.
siamo giunti al termine anche questa sera. Volevo leggervi un altro messaggio di un altro nostro radioascoltatore che non conosceva gli Octopus, però per lui è stata una bella sorpresa, la qualità si sente. Il sound ricorda molto i Red Hot Chili Peppers degli anni 90, quelli di Blood Sugar Sex Magik, per intenderci. D'altronde lo hanno detto anche loro. Veramente bravi, top, bella puntata, mi ha fatto ripensare alle mie prime esperienze con le band. Bravissimi. Grande, grande questo del nostro radioascoltatore. Grazie del vostro tempo, ragazzi. Ah, il nostro tempo è dedicato ai musicisti, alla musica, alla bella musica. E veramente questa sera abbiamo passato due ore veramente fantastiche con la musica degli Octopus. Io non posso far altro che ringraziare Repo, Enrico Beretta, Marco Castellani, che è Garrincia. E poi salutiamo anche Nick Turri, che non è presente ma fa parte della band degli Octopus alla batteria. Evidentemente anche lì è il suono, il ruolo fondamentale della band. Tra l'altro siete fondamentali tutti, alla chitarra l'abbiamo sentito anche in quest'ultimo brano, in penultimo brano, il basso che dà quel tocco di funky che è fantastico, a me piace moltissimo. Perdonatemi ragazzi, ma a me piace il funky, quindi che vi devo dire. Quindi questa sera mi sono divertito moltissimo, vi ringrazio. Sicuramente se passerete da queste parti verremo ad ascoltare i live degli Octopus. E grazie ancora per vi la vostra musica. Vi verremo a trovare in presenza. Siamo felicissimi, magari. Se venite qui sì, guarda, magari. Organizziamo un live qui in radio. Ma veramente, bello, davvero. Bello, sono stato contento, felice di aver ascoltato la vostra musica. Grazie per le due ore dedicate a Stazione 41 Music Room. Vi auguriamo un grosso successo, non soltanto in Cina, dove già l'avete, ma anche in Europa e soprattutto in Italia. È fondamentale. Grazie. Planetario. Grazie planetario, Garrincia. Grazie a tutti, buonanotte a tutti. Grazie sentiamo davvero, sentiamo l'ultimo brano. Noi vogliamo concludere con l'ultimo brano, quello che è intitolato l'ultimo singolo appena uscito. Esatto, che è uscito il 27 novembre del 2022, il brano più importante dice la regia, ma tutti i brani sono importanti. Si intitola Repinomphomania. Sì, Ripon Infomania. Forse è meglio detto, farlo ripetere. Detto in americano, Noi l'abbiamo interpretato in italiano. Va bene, l'interpretazione va benissimo. Grazie ragazzi, buona musica. Grazie a tutti. Grazie a voi ragazzi, un abbraccione. Noi ci sentiamo lunedì prossimo dalle 22 alle 24, sempre con Max Ventura e Foxy alla regia. Grazie a tutti e come al solito, buonanotte e una buona musica a tutti. Ciao.
Avete ascoltato Music Room, tutta un'altra musica, pop, indie, rock, trapper, rap, interviste e musica live alla scoperta di nuovi gruppi emergenti. Stazione 41.